Vai! Aspetta. Luce. Fatti illuminati come un fantasma. Fantasmino. Dai. Allora, alla luce di questa luminosa immagine e apparizione, noi dobbiamo comunicare ai nostri amici che il nostro gemello canale di Accademia della Libertà, che ha sempre pubblicato le nostre interviste e tante cose che abbiamo fatto assieme, è stata oscurata. Sì, proditoriamente oscurata dal regime vigente. No, dal proprietario di YouTube, il quale ha agito secondo i suoi interessi e non secondo la legge. Sì, vabbè, in ogni caso anche questo ci deve servire per specificare le cose. Perché ci sono state le privatizzazioni? Uno dice, oh cazzo, questi qui hanno inventato una cosa, ma nella realtà non è così. Nella realtà si tratta che è stato aiutato un qualche privato, tipo il Benetton, tanto per dirne una, a fare certe operazioni con i soldi dei cittadini. Perché? Come Tronchetti Provera, che si è comprato la Telecom con i soldi della Telecom. Esattamente. Che Telecom era dei cittadini. Esattamente. Per cui questo ci deve servire ulteriormente per far capire i grandi capitani industriali italiani, no? Ci sono stati anche grandi capitani di industria che poi sono stati nazionalizzati, cioè, per interesse. A Olivetti l'hanno fatta fallire. Ma a Olivetti l'hanno anche ammazzato, cioè, per questo. Oltretutto. Ma a parte tutto questo discorso, il concetto di privatizzazione è un concetto che serve al potere reale. Perché? Perché il privato è sempre comunque controllato dal potere, per cui mentre... Intanto il privato in genere sono loro, sì, vabbè, quelli diciamo di prima categoria sono loro, gli altri, quelli che fanno i ristoratori, che fanno, sono tutti succubi, succubi... Sì, vabbè, quello non è privato, noi parliamo di privatizzazione di cose importanti. Certo. Le privatizzazioni, questo ci deve servire a noi per farlo capire, le privatizzazioni servono semplicemente per deresponsabilizzare il potere politico, certo, il quale al privato, certo, gli dice chiudi. Certo. E tu non ti puoi ribellare perché è una decisione del privato che è proprietario del sistema. Certo. Laddove invece se l'ente fosse pubblico tu puoi ricorrere perché l'ente pubblico in un modo o nell'altro deve comunque obbedire alle leggi vigenti. Questo è il punto essenziale. Quello che noi dobbiamo capire è che continueranno a chiudere i nostri programmi di libertà fino a che noi non faremo una pubblicizzazione, una statizzazione, ripubblicizzazione della grande programmi. Industria e della media industria. Esattamente. E media impresa in generale. Esattamente. Allora, no, io volevo dire, se vuoi fare un appello, lo faccio io. Fare un appello, vabbè, fai te. Volevo fare un appello in favore di Accademia della Libertà agli amici che ci seguono e che seguivano Accademia della Libertà, che ricordiamolo sempre è solo una questione temporanea, perché i file dei video noi ce li abbiamo tutti, quindi non è una perdita totale, è una perdita temporanea, perché adesso li stiamo ricaricando su VK per esempio o su altri canali di gestione dei video che sfuggono all'occhio di lor signori. Io volevo portare l'attenzione a un fatto importante, e cioè che oramai, come ho detto qualche minuto fa in occasione di un altro argomento, non mi ricordo bene, la gestione del potere è qualcosa che sfugge ormai alla politica e ai cittadini più che mai. Praticamente noi abbiamo delle istituzioni multinazionali, delle grandi imprese multinazionali come Microsoft per esempio, no? O altre delle telecomunicazioni in particolare, come appunto anche YouTube ed altri marchi, altre applicazioni via internet che hanno ormai miliardi di aderenti, che essendo delocalizzati e quindi non avendo una sede
univoca in un paese bassa, ma una miriade di sedi, possono tranquillamente eludere qualunque tipo di legislazione nazionale e anche internazionale. Perché, l'ho detto anche in qualche occasione, facendo un attimo un passo al lato, cioè per esempio qualcuno ieri mi diceva in televisione che è successo qualcosa, di chi è la colpa, perché non si riesce a capire con il diritto nella forma attuale come risalire ai responsabili e quindi alle condanne di questa gente. E questo vale anche per la Microsoft e altri, cioè un privato imprenditore che non ha una localizzazione ben precisa in nessuna parte del globo, che interviene sui diritti garantiti da una Costituzione come quella italiana dell'articolo 21 della libertà di espressione del pensiero in tutte le sue forme e varietà, fra cui appunto anche i video pubblicati da Accademia della Libertà e i nostri e tanti altri, di tante altre web TV o anche solo canali tematici su YouTube o analoghe. Che cosa sono costretti a subire oggi? Sono costretti a subire le decisioni e le angherie superbie, abusive, di questa elite mondiale che si sostituisce alle leggi dello Stato. Quindi loro hanno a disposizione uno strumento che ti mettono a disposizione quando gli pare e fa comodo, nel momento in cui ritengono che tu stai derazzando, come si dice a Roma, ti tolgono senza avere un procedimento di discussione, di analisi dialogo, in dialettica con l'accusato, e questo accusato viene immediatamente condannato senza nessun processo. Questa è fuori da ogni logica umana, da ragione umana. Mi richiama l'attenzione al potere sovranazionale del sacrosoglio. Questo significa che oramai queste imprese private si sono sostituiti allo Stato e non c'è nessuna ipotesi di altra possibilità. Questa è la realtà dei fatti. Oggi in alcuni ambiti, per fortuna non ancora in tutti, ma in molti ambiti questo è oramai la legge del più forte. Ma non è una novità, perché, ripeto, nei paesi cattolici il rappresentante del Sacro Soglio contava molto di più di re, governi, governanti, imperatori e quant'altro. Basta vedere, è la stessa cosa. Enrico IV, che era imperatore, si è dovuto inginocchiare alla Matilde, che era l'amante di Gregorio VII. Matilde di Canossa era una delle amanti di Gregorio VII. No? E lui ce la faceva, che vuoi fare? Allora, almeno quello... Questi sono pure froci, quindi ti immagino... Vabbè, abbiamo chiuso. Ricordatevi che la tendenza alla globalizzazione, cioè a un potere unico che sovrasta i governi nazionali o anche soltanto territoriali, questa tendenza c'è sempre stata. Però noi dobbiamo tutti concordemente agire per bloccare questa deriva. Lo hanno fatto i nostri nonni, guardate tutte le rivoluzioni, sono tutte state fatte e guerre in funzione della riappropriazione del diritto e della legge e del giusto da parte dei cittadini di ogni Stato. Che poi uno avesse ragione e l'altro torto, questo è un altro discorso. Ma comunque contro questo potere mondialista che va in programmazione da almeno 5 secoli. Ecco, diciamo che l'idea della globalizzazione è un'idea genuinamente gesuitica e permane ancora sotto altre forme. In ogni caso c'è stato, soprattutto ad esempio dopo la sconfitta di Napoleone, quindi dopo la sconfitta dell'idea imperiale laica, con il concilio di Vienna è stata ripristinata questa idea fondamentale. L'ancien régime. Questa idea fondamentale non solo degli stati in mano
a oligarchie, imparentate tra di loro in tutta Europa. A dinastie, chiamiamole dinastie. Dinastie, scusa. Ma anche asserviti, erano quasi tutti cattolici, pochi protestanti, c'erano anche i protestanti, ma asserviti a una norma superiore che era quella era dettata dal Sacro Soglio. Oh, ricordiamoci che i papi hanno scatenato molte guerre, oltre a crociate, ecco, non mi veniva. No, ne hanno scatenate tutte, diciamo. Vabbè, gli interessi, ma quelle ufficiali erano... interessi economici, finanziari del papato sono dietro a tutte le guerre. Non fosse altro perché il papato investe nelle armi. Oltretutto, quindi arrivederci e grazie. Sempre so long. E sia sempre lodato Priapus. Priapus.